La formula di integrazione per parti ci consente di integrare agevolmente tutte quelle funzioni che si presentano nella forma di prodotto di una prima funzione f per la derivata di una seconda funzione che possiamo chiamare g'. Che cosa ci dice la formula? Ci dice che l'integrale di f per g' è uguale al prodotto f per g meno l'integrale di f' per g. È chiaro, ragazzi, guardandola, che questa formula di per sé non può risolvere completamente un esercizio, nel senso che sposta il problema dal calcolo di un primo integrale al calcolo di un secondo integrale. La cosa chiaramente ci aiuta, ed ha senso farla, solo nei casi in cui il primo integrale risulti complicato e il secondo integrale risulti più semplice. Vediamo subito alcuni esempi per capire di che cosa si tratta. Proviamo a calcolare ad esempio il seguente integrale. Integrale di x coseno di x in dx. La prima cosa che dobbiamo fare è decidere quale delle due funzioni sarà la nostra f e quale delle nostre due funzioni sarà invece g'. L'idea qui è che ci conviene prendere come funzione f x e come g' il coseno, e il motivo per cui conviene fare questo è che così nel secondo integrale il polinomio scompare e ci ritroveremo solamente la funzione goniometrica. Quindi chiamiamo x f e il coseno invece sarà la nostra g'. Facciamoci una tabellina da una parte per capire meglio. Allora, se f sarà uguale ad x, f' dovrà essere 1. E se g' era coseno di x, allora g, cioè la primitiva di g', dovrà essere il seno di x. Applichiamo la formula. Dobbiamo fare f per g, e quindi verrà x seno di x, e poi dobbiamo fare meno l'integrale di f' per g. Quindi meno l'integrale di f' che è 1, per il seno di x in dx. A questo punto vedete il secondo integrale è molto più semplice del primo, infatti è immediato. Vedete, l'integrale del seno fa meno il coseno, con il meno davanti viene più coseno di x. E l'esercizio è risolto. Naturalmente, visto che abbiamo risolto l'integrale indefinito, cioè stiamo cercando una generica primitiva, nessuno ci impediva di aggiungere anche una costante, quindi mettiamo più c. Proviamo a calcolare l'integrale di x e alla x in dx. La prima cosa da fare, come dicevamo prima, è decidere quale delle due funzioni sarà la nostra f e quale invece sarà la nostra g'. La cosa più saggia che possiamo fare è scegliere come funzione f la x e come g' e alla x. Il motivo è lo stesso di prima, se facciamo così il secondo integrale risulta particolarmente semplice. Vediamo cosa succede. Abbiamo che f è uguale ad x, quindi f', la sua derivata sarà 1, g' sarà uguale a d alla x e g, la sua primitiva, sarà ancora e alla x. Applichiamo la formula. Che cosa ci dice la formula? Che questo integrale è uguale al prodotto f per g, quindi x e alla x, meno l'integrale di f' per g. Quindi vedete, ci viene l'integrale di 1, che possiamo non scrivere, per e alla x in dx. Ma questo è semplice da risolvere. Infatti la primitiva di e alla x è semplicemente se stessa, quindi e alla x. Ed l'esercizio è finito. Di nuovo, come prima, nessuno ci vieta di aggiungere un'eventuale costante, più c. Proviamo adesso a calcolarci l'integrale di x quadro per e alla x in dx. Come prima dobbiamo decidere innanzitutto chi sarà la nostra f e chi sarà la nostra g'. E se vogliamo semplificarci la vita, cioè se vogliamo fare in modo che l'integrale che comparirà al secondo membro sia più semplice di quello che abbiamo in partenza, ci conviene chiamare come f il fattore x quadro e come g' e alla x. Facciamoci la nostra tabellina, cosa otteniamo ragazzi? F è uguale a x quadro, allora f', la sua derivata, sarà uguale a 2x, g', abbiamo detto, è e alla x, quindi g, una sua primitiva, sarà ancora e alla x. Che cosa succede? Applichiamo la formula, ci viene f per g, quindi x quadro per e alla x, meno l'integrale di f' per g, di 2x e alla x in dx.
Vedete che nel secondo integrale c'è un fattore 2 che può essere anteposto all'integrale, lo possiamo brutalmente portare fuori, e quindi otteniamo x quadro e alla x meno 2 volte l'integrale di x e alla x in dx. E questo secondo integrale come lo possiamo fare? Beh, se vi ricordate l'esempio 2, questo è il nostro vecchio amico che abbiamo già calcolato prima. E quindi questo secondo integrale può essere rifatto di nuovo per parti esattamente come abbiamo fatto prima. Vedi esempio 2. E il risultato finale di tutta la faccenda quindi sarà x quadro e alla x meno 2 volte x e alla x meno e alla x. Il tutto, se volete, più c. Con lo stesso identico sistema, ragazzi, si calcolano gli integrali del tipo integrale di x alla alfa per e alla x in dx, gli integrali del tipo x alla alfa per il coseno di x in dx e integrali del tipo x alla alfa per il seno di x in dx, con alfa un qualsiasi numero naturale. Che cosa bisognerà fare? Semplicemente procedere più volte per parti in base al valore dell'esponente alfa. E se invece dovessimo integrare un polinomio moltiplicato, che ne so, per e alla x oppure per sen x o per coseno di x, che cosa succede? Ad esempio, come farò a calcolare l'integrale di x alla quarta più 3x alla seconda meno 6? Moltiplicato e alla x. Beh, l'idea qui è semplicemente spaccare il polinomio. Vedete che quel polinomio è la somma di tre pezzi e quindi possiamo spaccare l'integrale in tre pezzi. Possiamo scrivere che il nostro integrale di partenza sarà uguale all'integrale di x alla quarta per e alla x in dx più l'integrale di 3x alla seconda per e alla x in dx più l'integrale di meno 6 per e alla x in dx. A questo punto possiamo portare le costanti fuori dagli integrali, quindi il primo lo possiamo pure lasciare così. Il secondo diventerà più 3 volte l'integrale di x quadro e alla x in dx, e qui verrà meno 6 volte l'integrale di e alla x in dx. E questi come si possono risolvere, ragazzi? Vedete, a parte l'ultimo, che è immediato, il primo e il secondo integrale li possiamo risolvere per parti come prima. Il secondo, per inciso, è esattamente quello che abbiamo risolto prima. Quindi parti, parti, immediato. E quindi avete capito, ragazzi, che in realtà se abbiamo capito come si calcola l'integrale di x alla alfa per e alla x, sappiamo anche risolvere tutti quegli integrali del tipo p di x per e alla x in dx e facendo lo stesso identico ragionamento con il seno e il coseno possiamo calcolare tutti gli integrali del tipo p di x per il coseno di x in dx e tutti gli integrali del tipo p di x per il seno di x in dx. Si tratterà semplicemente di spaccare l'integrale di partenza in più integrali, in base al numero di termini che costituiscono il polinomio, e poi procedere per parti. Molto bene. Proviamo infine a calcolare l'integrale di x per il logaritmo naturale di x in dx. La prima cosa che dobbiamo fare, come sapete, è decidere quale delle due funzioni sarà la nostra f e quale invece sarà la nostra g'. In questo caso, visto che compare un logaritmo, ci conviene prendere lui come funzione f e invece prendere la x come funzione g'. Il motivo per cui facciamo questo è che la derivata del logaritmo è semplice da fare, mentre il suo integrale è un pochino più laborioso. Quindi chiamiamo f il logaritmo di x. A questo punto la sua derivata f' sarà 1 su x, invece la nostra g' sarà x, e quindi g, una sua primitiva, sarà x al quadrato mezzi. Applichiamo la formula, dobbiamo fare f per g, e quindi otterremo
x al quadrato diviso 2 per il logaritmo naturale di x, meno l'integrale di g per f', e quindi avremo x al quadrato mezzi per 1 su x in dx. Vedete che all'interno del secondo integrale possiamo semplificare una x con x al quadrato, e quindi ci resta da calcolare, qui possiamo copiare x quadro mezzi logaritmo di x, ci resta da calcolare, portando fuori l'un mezzo, l'integrale di x in dx. Ma l'integrale di x in dx è immediato e fa x quadrato mezzi, e quindi il risultato definitivo sarà x quadro mezzi logaritmo di x meno un quarto x alla seconda, se volete come al solito più c, visto che stiamo cercando una generica primitiva. Eventualmente, per questioni estetiche, possiamo raccogliere x al quadrato mezzi, e qui otteniamo logaritmo di x meno un mezzo, il tutto più c. E con questo si chiude una prima panoramica delle applicazioni della formula di integrazione per parti. Nel prossimo video vedremo altre applicazioni un pochino meno standard di questa formula. Se ti è piaciuta la video lezione e se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle prossime video lezioni, puoi iscriverti al canale. Ciao!